un po' l'esperienza di ieri sul fatto di cui tutti hanno parlato, questo problema del VAR, praticamente, come sia stato possibile che un episodio così clamoroso, col farlo di mano di Cutrone, mi riferisco naturalmente, non sia stato potuto vedere dal VAR. E non ti chiedo tu che ne pensi, perché già ne abbiamo parlato tantissime volte del VAR, quindi conosciamo il tuo punto di vista, ma no, una svista così clamorosa, come te la spieghi te? A prescindere dal pensiero che hai sul VAR, come può essere una cosa del genere? Può essere che non abbiano proprio le immagini di quell'azione, che è ancora più grave, secondo me. No, no, delle immagini non credo che non le abbiano. Credo che si erano concentrati solamente sulla dinamica del cross, quindi erano convinti Sul che se fuorigioco. ci fosse stata qualche regolarità potesse essere soltanto quella della posizione in fuorigioco di Cutrone. Però, per quanto possa credere nelle incapacità di gestire una situazione del genere, a questo punto da parte di Rocchi, credo proprio che ci sia veramente un problema di base, perché lui ha avuto tutto il tempo di ricontrollare l'azione, è stato chiamato anche il silent check, quindi ha dato anche lui l'ok, il VAR ha dato l'ok ai Errati di procedere con l'assegnazione del gol, quindi Certo. c'è proprio un'incapacità assurda totale, cioè da fermare immediatamente dall'arbitraggio sia Rocchi che Errati, cosa che tanto non verrà fatta una sceneggiata tipo quella che è stata fatta con Giacomelli con un paio di turni di stop e tutto si risolverà in cavalleria, ma la Lazio comunque sia non è una giustificazione, ma deve recriminare altri punti persi, perché poi possiamo commentare come sempre quello che abbiamo visto ieri, ma commentiamo una partita falsata da un punteggio che cioè, è falsato, perché comunque sia iniziare una partita 1-0 cambia totalmente la cosa, la gestione anche della gara, dei falli, della concentrazione, quindi stiamo parlando di una gara assurda. E quindi c'è il rammarico, però allo stesso tempo io ripeto, guardo tutti gli episodi che sono successi alla Lazio inerenti al VAR, la cosa che mi fa pensare è che comunque sia contro. Non c'è mai dubbio, si procede con l'assegnazione contro la Lazio, mentre quando deve essere riconosciuto qualcosa alla Lazio, vedi il rigore in casa contro il Chievo Verona o il gol assegnato, il gol di Caldara a Bergamo, vengono subito assegnati a prescindere, poi dopo si vanno a ricontrollare. E Certo. lì ripeto lo stesso discorso, che secondo me inizia ad esserci un problema di volontà nella decisione, un problema di malafede, anche perché poi ieri Rocchi era l'assistente al VAR e, se non sbaglio, Rocchi era lo stesso arbitro che abbiamo avuto al derby di quest'anno, e l'azione del calcio di rigore poi assegnato e realizzato da Immobile è abbastanza simile a quella di ieri, c'è cioè un cross tagliato e Manolas la colpisce con la mano, ma abbassando la testa poteva sembrare che la stesse colpendo con la testa. Lì il dubbio ce l'ha avuto, è andato a vederlo al VAR e poi ha dovuto dare il calcio di rigore. Non gli è passato minimamente per la testa che potesse essere un'azione simile, e quindi magari poter controllare meglio se al di là del fuorigioco ci potesse essere stato un controllo con il Certo, braccio da parte di Cutrone. certo. Scusa Marco, ma facciamo, visto i collegamenti di questa sera, facciamo tutto un po' così dal vivo. Chiamiamo Certo, Andrea certo. perché ci ha mandato un messaggio, la partita è terminata, ci facciamo raccontare magari se ha pure qualche ospite come è andata la partita Perfetto. e le sensazioni. Adesso Antonio lo sta accontentando. E per quanto riguarda la partita di mercoledì, ti aspetti una reazione della squadra a questa sconfitta, feriti nell'orgoglio, o secondo te invece potrebbero risentire appunto di questi episodi? Sono Pronto? preoccupato Ah, scusa Marco, scusa Marco. Andrea? Eccomi. Eccoci, stavamo in linea con Marco, stavamo un po' commentando la partita di ieri.
Raccontaci un po' come è finita. Sento le note di Battisti, i giardini di... Sì, è finita 3-0. C'è stato il terzo gol, diciamo un po' la fotografia del primo, cross da destra a basso, abbiamo trovato sul secondo palo per me il migliore in campo, il numero 10, mi sembra Stefanini, è chiuso la partita. Poi c'è stata un'espulsione Lazio e lì è durato 5 minuti, gioco fermo, perché era stato ammonito per due volte lo stesso giocatore, l'Lazio non avevano capito, sono entrati in campo pure a Roma, un po' dei casini pure lì, arbitri quasi un po' aggrediti, alla fine è stato espulso, abbiamo giocato gli ultimi 5 minuti con un uomo in meno, però abbiamo resistito. E niente, tutti felici e contenti. Derby vero, quindi tutta la squadra sotto la curva, sì. Il mister è un ultra, se io ho mai visto un mister così, penso, se lo vede lo dito, caccia Inzaghi, prende lui. Eh sì, abbiamo avuto occasione di intervistarlo l'anno scorso, quindi ho parlato già col presidente, mi ha dato l'ok, quindi voi ditemi voi quando, lui gli ha fatto l'auricolare. Ma pure adesso, se vuoi, se ce l'hai, se ce l'hai a portata di mano. Quando vuoi. Eccolo, ve lo passo, aspetta, entro in campo. Vai. Invasione. Poi così. Pronto? Buonasera Andrea. Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuto al Nido delle Aquile. Insomma, Andrea ha portato bene, ci ha raccontato la partita, un bel 3-0. Sì, la partita è stata bellissima, nel senso che i ragazzi la sentivano e hanno dimostrato di avere un grande cuore bianco celeste. Ottimo, quindi questo è stato derby vero, ci ha raccontato Andrea, pure sugli spalti. Beh, noi diciamo che abbiamo la fortuna di poter contare su una tifoseria spettacolare che ci dà forza e oggi ce l'ha data tanta, tant'è che insomma il risultato parla abbastanza chiaramente. Ottimo, ottimo, quindi ti sento dalla voce comunque provato, perché comunque quando si tratta sia della partita della Lazio Calcio 8, soprattutto oggi poi che era derby, insomma la tensione sale. Beh, diciamo che era derby, giocavamo contro la capolista e vincere in casa nostra 3-0 è una bella prova di forza che ci dà consapevolezza. Avere questa cornice di pubblico che ci segue praticamente sempre ci dà grande soddisfazione e ci fa capire che stiamo lavorando nel modo giusto. Sì. Naturalmente sai che oltre alla cornice di pubblico adesso avrai sempre Andrea Sberna come inviato. Ma Andrea sono io, ormai l'ho scippato, è roba nostra e fa parte del corredo qua del campo, quindi mi dispiace per voi ma dovete farne a meno. Ah beh, contento te, guarda, ormai l'hai detto, eh. No, io lo confermo, ormai Andrea sta qua con noi tutte le partite fino alla fine dell'anno. Ottimo. Perfetto. Ottimo. Quindi il risultato di stasera comunque conferma l'ottima stagione che state facendo, Andrea. Sì, beh, diciamo che come neopromossa ovviamente noi speravamo di fare un campionato cercando di dar fastidio a tutte, ormai ci siamo resi conto che siamo diventati una realtà vera e propria che può competere con tutti, siamo lì. Siamo a 4 punti dal primo posto, abbiamo battuto oggi i primi in classifica con un netto 3-0 in casa. La prima di ritorno, c'è tutto il girone, adesso con calma, una alla volta e cerchiamo di andare avanti così. Bene Andrea, ti ringrazio per questo intervento, avremo occasione poi nel corso della stagione comunque di risentirci e di parlare ancora della Lazio Calcio 8. Grazie Andrea. Grazie a voi, ciao, forza Lazio. Forza Lazio. Andrea? Oi. Eccoci Andrea. Sì, un attimo solo. Sì, qua sto. Eccomi. Eccoci qua. Bene, abbiamo parlato col presidente, visibilmente soddisfatto, sì, so del risultato. Ha detto no, lui ha detto che ormai fai parte dello staff della Lazio Calcio 8 e dovrai andare a tutte le partite. Ha detto che ci dà pure i soldi per tenerti con lui, quindi
Va bene, tanto giocano a orari caldi. Un po' Atletico 2000, un po' là. C'ho il piumino zuppo. Beh, così ti alleni per magari qualche trasferta in cui farà un po' freddo, dai, così arrivi preparato. Certo, certo. Abbiamo in linea, in collegamento telefonico Marco. Allora facciamo una cosa, un attimo solo in stand by, che saluto il presidente, così mi ha certo. Andare in macchina, così certo. Che sto collegati con voi. Perfetto Andrea, ci sentiamo fra poco. Alla prossima. Grazie mille. Grazie a te. Ok. Alla prossima. Ci sei Marco? Ciao. Sì, sono con voi. Eccoci, hai sentito dal vivo, questa sera abbiamo avuto un collegamento in diretta con la Lazio Calcio 8, è andata molto bene, un bel 3-0, soprattutto sia perché è una vittoria contro la capolista e poi ancora di più perché era derby. E non mi ricordo dove ti ho interrotto, comunque se vuoi continuare. Mi hai interrotto chiedendomi che reazioni mi potessi aspettare dalla partita mercoledì, Coppa contro il Milan. E per la prima volta le parole del mister mi preoccupano un pochino, perché a detta sua a fine partita ieri ha visto la squadra stanca, penso non solo psicologicamente per il torto subito, ma soprattutto, o per il risultato, ma soprattutto per la stanchezza e il dispendio fisico che ha affrontato ieri. Poi per quanto lui in questo momento riesca a gestire bene le energie dei suoi ragazzi, quindi facendo turnover, ruotando e capendo più o meno chi può dare chissà quanto, io ho paura di vedere una Lazio un pochino più stanca rispetto a tante altre volte. È vero che ci saranno rotazioni, vi ascoltavo prima sulla formazione iniziale, io credo che comunque Milinkovic giocherà, quindi il centrocampo potrebbe essere con Milinkovic, Leiva Milinkovic e Milinkovic è sicuro, pure Lulic sono gli unici due sicuri. Sì, no, penso che Antonio ha detto Murgia, Leiva. Sì, no, perché Lulic. Inizialmente sì, non avevo messo la squalifica di Milinkovic, quindi assolutamente, quindi okay. Visto che è squalificato sì, giocherà per forza. Sì. No, ma credo che comunque sia la Lazio ha dimostrato ieri che è nettamente superiore all'organico del Milan, e anche facendo ruotare i giocatori, anche dal punto di vista del gioco l'ha dimostrato, perché poi a detta di Gattuso stesso la Lazio ieri ha asfaltato il Milan e il Milan ha trovato un risultato che magari non si aspettava, quindi io da quel punto di vista sono fiducioso nell'energica la Lazio. Io mi auguro più che altro di vincere mercoledì sera, perché ripeto è un obiettivo secondo me fondamentale, importantissimo per la stagione della Lazio. La sconfitta di ieri non ha intaccato la corsa al posto in Champions League come potessi pensare, e chiaramente invece la Coppa Italia è un obiettivo fondamentale. L'unico rammarico che ho è che secondo me ieri poteva essere la partita di Nani e di Felipe Anderson dal primo minuto, perché comunque sì, il Milan inizialmente lasciava molto soli i due centrali difensivi, Bonucci e Romagnoli, che davano comunque la possibilità di aggredirli in profondità, quindi la velocità e la freschezza di Nani e di Anderson secondo me avrebbero fatto comodo, a differenza di domani che credo che il Milan invece resterà molto più coperto, perché essendo una tripina di Coppa Italia andata e ritorno molto probabilmente inizieranno la partita molto coperti, e quindi poi magari sarà più difficile aggredirli come si poteva fare ieri con gli spazi che lasciavano. Sì, beh, è una partita quella di dopodomani che sarà sicuramente diversa, come hai detto te, perché si svolge su 180 minuti, quindi entrambe le squadre sono consapevoli che il Milan giocando in casa, che subire il gol sarebbe deleterio. La Lazio comunque, ragionando nell'arco dei 180 minuti, non è che si giocherà il tutto per tutto, quindi sicuramente per forza, esatto. Sì, no, infatti no. E poi considerando che la partita ci sarà appunto dopodomani, che è 31 gennaio, nel mese di febbraio per le coppe la Lazio insomma si gioca molto, perché ci sono le due partite di Europa League e il ritorno poi di Coppa Italia, che è il 28 febbraio, quindi
il mese di febbraio per le coppe sarà fondamentale per la Lazio. Sono due obiettivi importanti.